Nel 2023 gli infortuni sul lavoro nel Mantovano sono calati del 12%, ma il decremento è inferiore sia a quello regionale che a quello nazionale. I mortali scendono da 16 a 7. La CISL chiede l'integrazione degli organici delle ATS per aumentare la prevenzione. Da gennaio a dicembre del 2023 gli incidenti sul lavoro segnano un calo pari all'11,93%, quota che si attesta a meno 16,5% se si confrontano dicembre 2022 e 2023. È quanto emerge dai dati dell'INAIL analizzati dall'ufficio studi della CISL. Se questo calo degli infortuni è un segnale positivo, resta che la media provinciale è comunque inferiore a quella regionale, che fa segnare un calo degli infortuni del 16,59%, e quella nazionale del 16,1%. I dati INAIL riportano il dato aggregato lombardo, dove si riscontra che nel settore industrie e costruzioni gli infortuni sono aumentati. La riduzione generale del dato infortunistico è dovuta alla diminuzione delle denunce nel settore sanità e assistenza sociale del meno 52,6%. Per quanto riguarda gli incidenti mortali, il dato passa da 16 a 7. Il territorio mantovano presenta un calo, sì, degli infortuni, ma questo calo è decisamente inferiore rispetto alla media nazionale e alla media regionale, il che vuol dire che quello che si è realizzato nel corso del 2023 non è sufficiente. Ci sono ancora troppe realtà lavorative in cui le norme sulla salute e sicurezza non sono rispettate o sono sottovalutate. Noi riteniamo necessario intervenire innanzitutto aumentando il personale addetto alla prevenzione e controlli presso le ATS e l'ITL. Dobbiamo considerare che il numero di operatori presso le ATS della Lombardia sono inferiori fra il 35 e il 40% rispetto alla dotazione organica. Quindi c'è bisogno di più personale perché il numero delle aziende da controllare è decisamente alto. Voglio sottolineare che da parte delle ATS e l'ITL il lavoro che stanno facendo e hanno fatto è egregio, ma è evidente che se non c'è un numero di personale sufficiente rispetto al numero di imprese, non è possibile garantire una situazione tale per cui ci sia una maggiore concreta riduzione degli infortuni. Ci preoccupa anche l'esplosione delle malattie professionali, che sono incrementate dell'oltre il 50%. È anche questo un segnale evidente che le procedure e le organizzazioni del lavoro non sono ancora adatte a far sì che ci sia una riduzione delle malattie professionali e quindi rispetto alle norme sulla salute e sicurezza. Dobbiamo anche sottolineare un altro aspetto, che se è vero che c'è una riduzione degli infortuni mortali, ma 7 infortuni mortali nel 2023 sono ancora alti, per cui c'è da intervenire attraverso non solo l'azione di prevenzione e controllo, ma attraverso processi dei formativi sia del personale, ma anche degli RSPP, dei datori di lavoro, e anche introdurre sempre di più processi formativi e di aggiornamento nell'ambito delle scuole. Ultimo punto. Riteniamo necessario introdurre la patente a punti che premi quelle imprese che non solo rispettano la salute e sicurezza, ma nell'organizzazione del lavoro pongono la salute e sicurezza al primo punto, mentre vanno fortemente penalizzate quelle imprese che non rispettano le norme sulla salute e sicurezza, facendo sì che siano interdette in maniera perpetua sia nei bandi pubblici che nei bandi privati. La salute e sicurezza deve essere il must che deve orientare tutte le imprese per salvaguardare, dare vite umane e soprattutto per far sì che non ci siano più persone che ritornano meno amate nei posti di lavoro o che non ritornino affatto.